tutti. Allora, avete sentito nei notiziari di RTL 102.5 dell'edizione Flash i gravi danni e disagi provocati dal maltempo che ha letteralmente messo in ginocchio il nord-ovest. Tra poco abbiamo un collegamento in diretta con il Piemonte per fare il punto sulla situazione. Nel frattempo però ci colleghiamo con Paolo Corazzon di Trebi Meteo per così guardare un attimo le previsioni del tempo delle prossime ore. Paolo, buongiorno, grazie. Sì, buongiorno, ma grazie a voi, scusate, è un piacere sentirvi, anche se davvero la situazione è drammatica. Sul serio, non è la prima volta che purtroppo in Italia si registrano queste alluvioni, anche proprio il Piemonte, la Val d'Aosta, la stagione autunnale per queste due regioni anche in passato spesso è stata cattivissima, ma stavolta abbiamo addirittura superato dei record storici. La pioggia che doveva cadere in 5-6 mesi è venuta giù in 24 ore, una cosa disastrosa. In questi casi, sai, puoi anche dire l'incuria dell'uomo, che non pulisce i fiumi, che non cura l'ambiente, ma in questi casi davvero c'è solo da incrociare le dita, e la riflessione è perché queste cose stanno capitando con sempre maggior frequenza. Quindi ci sarebbe un discorso enorme, certo, che si apre sui cambiamenti climatici e quant'altro. Però parliamo dell'immediato, perché sì, in realtà purtroppo non è proprio finita, nel senso che oggi arriva una seconda perturbazione più veloce, meno intensa, però purtroppo tra pomeriggio e sera riattacca a piovere in Liguria, in Piemonte, in Val d'Aosta e va avanti fino a fine giornata. Sono 12 ore, non più 24-36, ma sai, abbiamo tutti i fiumi in piena, tutti i laghi al massimo, quindi anche questa nuova acqua temo che possa creare nuovi disagi, quindi incrociamo le dita. Da domani però basta, per diversi giorni. Bene, non rischiamo perturbazioni importanti, tireremo il fiato e appunto settimana prossima con ogni probabilità non capiterà nulla di tragico in tutta Italia. Fino a che non arriveremo al weekend, ed eccola, sì, che tornerà la pioggia. No, ma guarda, adesso scherzi a parte, ho dato un'occhiata anche a quello che potrebbe capitare più in là, mi sa che la domenica prossima riattacca. Ecco. Questa, cioè, è incredibile, la sfiga del weekend è il termine meteorologico. Sì. Ecco, speriamo non in modo meno violento, quantomeno, insomma, perché sì, poi speriamo, la pioggia fa molto autunno, però insomma, come dicevi all'inizio di questa chiacchierata, la situazione in Piemonte, Valle d'Aosta è veramente, veramente complicata. Quindi, insomma, sarà una tendenza che continuerà oggi, ma da domani arriveranno le buone notizie. Questo per quanto riguarda le regioni più problematiche in questo periodo. E, senti, invece al sud come va la situazione? Ci sono buone notizie? Ma guarda, da quel punto di vista sì, nel senso che non rischiano nulla del genere, ma paradossalmente il problema del sud è che ci sono zone in cui invece ci sarebbe bisogno d'acqua e non arriva. Ieri addirittura, pensate, Palermo ha registrato 36 gradi ieri, va bene, è una situazione particolare, complice lo scirocco, per carità, però strano anche questo fatto. Quindi mentre alcune zone d'Italia sono sott'acqua, altre invece hanno gran bisogno di precipitazioni. Probabilmente al sud arriverà un po' d'acqua, speriamo in forma tranquilla e non violenta, non questa settimana ma la prossima, quindi c'è speranza di avere acqua lì tra una decina di giorni, ma adesso però appunto pensiamo alla troppa acqua caduta al nord invece. Ecco. Questa emergenza da risolvere, ci sono dei dispersi, ci sono state delle vittime, tra poco doppio collegamento, andremo in Piemonte ma andremo anche in Veneto per capire Venezia con il Mose come sta. Grazie a Paolo Corazzon, Trebi Meteo, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona domenica, ciao ciao.